Oggi in compagnia di Giacomo e Lorenzo e di Pietro dell'Unicorno. Bravo. Andremo con questo passeggino e porteremo i 20 kg di Pietro da Arcola lungo una strada asfaltata, comodissima, saliremo di circa 200 metri, una camminata di poco più di un'ora per raggiungere questa magnifica casa, Villa Emma, se non sbaglio, nel bosco, nella foresta del Prescudin. Passeggiata per famiglie. Subito dopo Arcola troviamo un comodo parcheggio da cui possiamo partire. Un brevissimo tratto di strada di asfalto. E dopo 200 metri ecco che entriamo nella foresta del Prescudin. Oltrepassiamo dunque la sbarra e ci incamminiamo su questa strada per adesso di asfalto. Una delle attività preferite dei bambini, il lancio dei sassi. Aggiungiamo il bivio per Villa Emma e sorgenti Ciastron e bivacco Val di Zea. Abbiamo un'indicazione per Villa Emma, una via su sentiero, percorso attrezzato anche con panchine e tavolini. Numerose panchine rendono il tratto davvero accessibile a tutti. Dopo 3 km il treno continua a camminare sui suoi passi. Abbiamo percorso 3 km e mezzo, l'ultimo tratto. Qui inizia una strada forestale, in alternativa continuiamo sulla nostra strada asfaltata. Dobbiamo essere ormai arrivati, qua vi diamo le indicazioni per il ricovero Bitter, Forcia di Sass e Lago di Barcis. Villa Emma è ormai vicina. Siamo partiti da 450 e siamo arrivati a 650 circa, siamo saliti 200 metri in poco più di 4 km, un'ora e quarto di camminata assolutamente tranquilla. Villada è davanti a noi. Scusate l'inesattezza, non Villada, ma Villa Emma. Luogo davvero incantevole, numerosi tavolini con panchine. Percorso interamente su asfalto, ottime condizioni del fondo, un bambino di 20 kg trasportabile sul passeggino facilmente. Da qui partono numerosi sentieri, Forca dei Sassi, Zerabiter, Pian dei Tas, Monte Medol, Bivacco Pastor, Monte Arghena e Bivacco Val di Zea. Da davanti la casa andiamo, seguiamo segnavia CAI, andiamo alla ricerca del torrente che dovrebbe essere qua vicino. Percorriamo tutto il viale dietro la casa, continuiamo lungo la strada sterrata. Dopo poche centinaia di metri arriviamo a questo passaggio, un guado sull'affluente del Prescudin. A breve troviamo sulla destra un sentierino che ci conduce al torrente. Arrivati sul torrente, i bambini si intrattengono con i loro diversivi di giochi di acqua e sasso.